Ciao a tutti, sono Barbara Guglianetti di Come fare con Barbara e oggi realizzeremo insieme un progetto semplice di riuso creativo. Come sapete, io amo molto andare in giro per i mercatini, trovare dei mobili o degli oggetti ai quali cambiare destinazione d'uso o ai quali dare nuova vita. Ma sono sicura che ognuno di noi, me compresa, ha in casa un mobile che non utilizza più e che non si adatta più all'arredamento. Ecco, vi faccio vedere quale può essere la soluzione. Per realizzare i vostri lavori di fai da te, gli strumenti giusti sono quelli del sistema Power for All Alliance. Un'unica batteria da 18 volt che alimenta oltre 40 strumenti Bosch per fai da te casa e giardinaggio, non solo, è anche compatibile con altre marche. Quindi sostenibile e un buon risparmio. Questa batteria alimenterà gli strumenti che utilizzerò per la trasformazione di questo mobile. Questo era un vecchio fasciatoio, non era più utilizzato e lo voglio trasformare in un carrello, anzi forse un piano da lavoro per la cucina. Ovviamente questo piano di legno non fa parte del fasciatoio, l'ho preso io e lo dovrò tagliare a misura. E siccome i tagli sono dritti, lo farò con la sega circolare che è perfetta per questo tipo di tagli. Dopodiché utilizzerò la levigatrice per pulire tutti i bordi dove ho tagliato, poi attaccherò delle cerniere perché voglio che questo piano superiore sia apribile in modo da creare una specie di cassetto, aggiungerò una maniglia, delle ruote e dipingerò il tutto, non mi resterà che decorare. Mettiamoci all'opera. Questa tavola è più grande del mio fasciatoio, quindi devo togliere con la sega circolare i 5 cm che sono in eccesso sul lato lungo. Con la sega circolare devo ovviamente carteggiare. Perfetta è la levigatrice palmare, perfetta per gli oggetti piccoli perché vedete è molto piccolina, anche lei fa parte del sistema Power for All Alliance e anche lei è alimentata dalla batteria 18 volt al litio. In base al progetto e al materiale potete regolare il numero di giri e la velocità. Se avete superfici medio ampie potete inserire la piastra rettangolare, mentre questa piastra delta è adatta agli angoli e bordi. E adesso mi occupo della tavola superiore. La voglio fissare al fasciatoio, ma voglio che sia apribile in modo che lo spazio del fasciatoio, questi 10 cm più o meno, possano diventare un cassetto e il sopra, la superficie superiore, possa essere un tagliere per esempio per cucina o per, nel mio caso, per bricolage. Con questo utensile di Bosch potete avvitare, forare e forare con percussione grazie alle due velocità e ai 20 livelli di regolazione della coppia. Avete potenza e velocità adeguate per ogni applicazione. E sempre con l'avvitatore fisso le ruote. Ho cambiato la punta, adesso è un trapano e vado a fare i buchi per la mia maniglia. Adesso, prima di montare la maniglia, perché sennò poi mi si sporca, dipingo il mobile e passo l'olio per rendere questa tavola un tagliere, un olio fatto apposta per i taglieri. Decidete di fare la base monocroma, potete utilizzare la pistola a spruzzo Bosch che nebulizza la pittura molto finemente, la potete utilizzare sia con lo smalto che con le vernici trasparenti ed il risultato è estremamente compatto. Vi saluto e vi aspetto qui sul canale YouTube di Bosch, dove trovate non solo tutti i vecchi episodi nelle playlist, ma anche ci dovete continuare a seguire perché arriveranno nuovi tutorial.